Ciao ragazzi, sono tornati con la parte numero 4 del Let's Play di Earthbound. Nella parte scorsa abbiamo raccolto la prima melodia che mi sono dimenticato poi di farvi sentire, perché attivando la pietra del suono noi possiamo sentire tutte le nostre melodie, però ne abbiamo una. Eccola qua. Una volta che abbiamo raccolto tutte e 8, succede qualcosa di molto bello. Poi la polizia ci ha dato il permesso di andare nella prossima città, Tucson, che è rimasta chiusa temporaneamente. Qui ci sarebbero state delle barricate che mi avrebbero impedito di proseguire se non avessi prima combattuto con i poliziotti. Questa casa ci sono i co sì, ci sono i topi. Per favore, prendi con te mio figlio. Sembrerà un normale piccolo topo, ma può portarti all'uscita se sei intrappolato in un labirinto. Prenderai uno dei miei figli? Sì. È un ragazzo forte. Puoi trattarlo come se fosse uno dei tuoi oggetti. Abbiamo come oggetto l'exit mouse, che sostanzialmente ci fa uscire da un dungeon. Ci riporta all'uscita di un dungeon. Questi sono nemici, ma scappano da noi. Io dico, vabbè, così sia. Questi nemici sono dei funghi. Devo eliminarli il prima possibile, perché loro possono infliggermi un problema di status molto molto fastidioso. Che è sostanzialmente, tra l'altro, dà ispirazione a uno dei nuovi oggetti che ci sarà su Super Smash Bros. Ultimate. Ovvero quel fungo che mette in testa un altro fungo in testa al nemico. È ispirato a questo nemico qui di Earthbound. Se loro possono farci un problema di status che ci fa crescere un fungo in testa. E eccolo qua, ce l'abbiamo. Mannaggia il clero. Io ho fatto potere psico per cercare di farli fuori tutti subito, ma non è bastato. Grazie, o meglio per colpa, a questo stupido oggetto, problema di status, adesso i miei movimenti sono tutti casuali. Tipo adesso io sto premendo giù e sto andando in giù, però ecco. A una certa potrebbe succedere che mi cambi i comandi, tipo io premo giù e Ness mi cammina a destra. E purtroppo per togliere. Siamo arrivati intanto alla seconda città, Tucson. Purtroppo per togliere questo problema di status, l'unico modo è andare all'ospedale. O usare un healing, ma non credo che il primo healing mi curi questo. No, infatti. Andare all'ospedale. E immagino io debba pagare una quantità abbastanza ingente. Perché poi ha anche effetto in battaglia, chiaramente. Anche in battaglia, se non sbaglio, tipo, ogni tanto mi fa colpire un nemico che non voglio. Ha avuto effetto. Adesso mi ha cambiato i cosi. Il trucco che uso io per rimanere il coso è che muovo il controller. Tipo adesso, premendo sinistra, mi fa muovere in su e allora muovo il joystick in maniera che credo ci direzionare gli specchi. No. Tu sei il dottore. Sei un healer. Vabbè, no. Ecco. Ah, è vero. Me l'ho dimenticata sta cosa. Io gli vendo il fungo. Cioè, lui mi dà soldi in cambio di questa cosa qua. Me l'ho dimenticata. Cioè, io. È vero. Praticamente, gli ho venduto il fungo che avevo in testa. Quindi ho preso due piccioni con una fava. Perché ho preso soldi e mi sono tolto il problema di status. Me l'ho dimenticata sta cosa. Vedete quel poliziotto con la pelle blu? È un nemico, è un poliziotto che è tipo impazzito, tipo tantissimo. E quindi mi attacca. Ora, boh, sì, dai. Quelli invece sono cani randagi. Chiaramente il poliziotto è sparito perché ho cambiato inquadratura. Ora, ci sono un po' di cose da fare a Tucson, ma non mi ricordo in che ordine vanno fatte. Penso che la prima cosa sia andare nel parco che è qua sotto. È molto nota la musica di sottofondo di Tucson, molto molto bella. Questo è il parco dove ci sono venditori di ogni tipo. Qua in fondo c'è un tizio, quel tizio lì sul tetto ci attaccherà se ci avviciniamo. Penso sia obbligatorio. Wahahaha. Perché non chiacchieriamo dopo che abbiamo. Dopo che abbiamo Locked Horns, dovrebbe essere un modo di dire che non so esattamente questa luce. Però se è un uomo molto ostile. Everdred. Non mi ricordo quanto è forte. Io per sicurezza un Rocking glielo faccio. Ok. Ah, semplicemente. Come si dice?
alzato sopracciglio. Da ora in poi però vado di attacchi normali perché almeno un life up penso che dovrò farlo. Mi ha rubato un hamburger. Sto pezzo di merda. Ridammelo. Ridammelo. Minchia. Ok, ho ricoperto tutta la vita. Sì, attacco, dai. Ok. Madonna, quanta vita ha. Porca puttana. Devo curarmi adesso, assolutamente. Ok, non importa. 986 di exp. Sono al 12. Questa era un mini boss, era. HP aumentati di 24. Aveva imparato lo shield, lo scudo. Sì, sono Everdead, il boss di Burglin Park. Quando sono stato giù dal tetto mi sono strottato una caviglia. Ma ad ogni modo ho perso e niente lo cambierà. Niente cambierà quello. Sai, sei parecchio forte. Sì, so che stai cercando di scoprire informazioni riguardo una ragazza di nome Paola. Se vi ricordate, Paola ci aveva contattato nella parte scorsa. E noi sappiamo comunque che sarà il nostro prossimo personaggio giocabile da reclutare. Ciò che magari non potevamo sapere è che Paola vive a Tucson, quindi dobbiamo cercare informazioni sul dov'è. È andata in un nascondiglio segreto nel Peaceful Rest Valley, nella valle del riposo pacifico. Un ragazzino ciccione, che va bene, e uno strano ragazzo con una tuta blu l'hanno rapita, a quanto pare. Hanno detto che tratteranno Paola come una sorta di sacrificio umano. Hanno dei tizi veramente, veramente fottuti nel cervello. Ho cercato di mantenere un po' un linguaggio, diciamo, non proprio grammaticale, diciamo. Sai, potrebbe aver già tirato le cuoia, faresti meglio a sbrigarti. Se salvi Paola, ricordati di tornare qui, ok? Non ti dimenticare. Anche se non mi ricordo perché. Ci dice o ci dà qualcosa. Ma il mio hamburger me lo ridai. Stronzo. Vabbè. Mi curo, anche se probabilmente adesso andrò in un hotel a dormire. Fammi pensare. Sto per dire qualcosa. Ma non mi ricordo. Lì c'è un signore che è impazzito, tipo tantissimo. Un unassuming local guy. Un tizio. Minchia, abbiamo 120 di vita, ragazzi. Cioè, siamo passati da 96 a 120. È tantissimo. Cioè, quando ci sono di questi level up, è bellissimo. Ok. Prima di andare all'hotel, però, qui c'è il Polestar. Cioè, è una scuola materna, sostanzialmente. Un asilo. Ci sono chiaramente i bambini e questa è la maestra. Parliamo con la ma levati, bambino di merda. Sì, fischi ovunque, mi fa sorridere. Vabbè, sì, è una filastrocca, insomma. Io sono la madre di Paola. Ora sono impegnata a prendermi cura di questi bambini. Non dovresti preoccuparti per Paola. A quanto pare ha un angelo custode, che in realtà saremmo noi. Lui invece è il padre. Quindi vuoi vedere Paola? Molti vengono qui per vedere i suoi poteri miracolosi, ma sono soltanto delle sanguisughe, dei parassiti. Quindi sei di una stazione TV o cosa? No. Incontrarti o no può essere deciso solo da Paola. Paola ha detto che avrebbe incontrato solo un ragazzino di nome Ness. Allora tu sei Ness? Tu sei quello che era nel sogno di Paola? Tu salverai il mondo. Aspetta che vado a chiamare Paola. Ecco, noi in teoria siamo dovuti venire qui prima di andare a Everdred, perché ci ha un po' spoilerato lui, però non sembra essere qui. Mi chiedo dove sei andata. Mi dispiace, potresti tornare più tardi? È agitato, molto agitato, perché ha scoperto che Paola è sparita e Everdred ci ha detto che è stata rapita da un tizio con una tuta blu, che non sappiamo chi sia, e da un ragazzino ciccione, cicciottello. E questo ci dovrebbe far muovere qualche ingranaggio. Abbiamo trovato in camera sua il teddy bear. Lo sacchiotto teddy. Questo sacchiotto, se ce l'abbiamo in inventario, ci segue. Cioè, ce lo portiamo in giro. E praticamente quello che fa è che durante le battaglie ogni tanto i nemici attaccheranno lo sacchiotto, anziché noi.
Questo finché l'oro stacchiotto non si rompe. Ha una certa quantità di HP fissa. Dopodiché si rompe. Ora andiamo all'hotel a curarci. Perché mi sa che dobbiamo già andare là. Allora, da qui in poi non sono sicuro al mille per mille sull'ordine in cui si devono svolgere tutti gli eventi in questa città. Lì c'è il negozio di biciclette. Ma porca puttana. Allora, oggetti. Sì, abbiamo spazio. Io non l'ho praticamente mai. Ah, il tizio random delle fotografie. Ci fa una fotografia. Kappa. Pictures taken instantly. Ho detto una parola che non esiste. Sì, fuzzy pickles. Bella. Foto. Non l'ho mai presa tipo la bicicletta sul mount, però. Anche perché se non sbaglio non puoi usarla mentre c'hai l'orsacchiotto. Proviamo. Sono abbastanza sicuro che non puoi usarla se c'è l'orsacchiotto. Questo è un negozio di biciclette Puncture. Le biciclette sono molto più divertenti e sono molto convenienti. È molto più veloce che camminare. Se stessi un ragazzino popolare, se stessi, diciamo, con quelli che usano le biciclette, diciamo. Vuoi la bicicletta? Sì. Non abbiamo biciclette in vendita, abbiamo solo a noleggio. Vuoi noleggiarla una? Sì. Sai una cosa? Ti farò prendere in prestito una bicicletta gratis. Ne ha preso la bicicletta e se l'è messa in tasca, chiaramente. Sai che due persone non possono. Cioè, non si può salire in due sulla bicicletta. Qui chiaramente non ci si può salire neanche in tre o in quattro. Ecco, non puoi salire sulla bicicletta se c'è qualcosa che ti segue. Come per esempio gli orsacchiotti di peluche. È impossibile portarsi un orsacchiotto e usare una bicicletta. E non pensai neanche a usare una bicicletta in una caverna. Quindi è per questo che non la uso mai, perché non ti serve mai sostanzialmente. Ce la teniamo per ora in caso dove si rompe. No, in caso. Per quando si romperà l'orsacchiotto. Io ho soldi, ho 50 dollari, dovrebbe bastare per una notte. 50 precisi. Forse ci contatti di nuovo Paola, esatto. Ness, io, Paola, sono Paola. Senti la mia chiamata? Aiuto, vieni ad aiutarmi. Non so dove sono, sento dell'acqua che scorre in lontananza. Ness, per favore, aiutami. Acqua che scorre in lontananza, va bene. Ora, andiamo a salvare. Dormire chiaramente è servito per recuperarci i punti psichici. Adesso arriva quella che, a quanto ricordo, è una sezione di gameplay abbastanza ostica. Ma prima, siamo in una nuova città, quindi la prima cosa che bisogna fare. Ah, quello è il padre di Paola. Paola, dove sei? C'è la torta. Il padre che sta cercando Paola, disperatissimo. Quello che in teoria si dovrebbe fare in ogni RPG la prima volta che si arriva in una nuova città sarebbe quello di andare al negozio e comprare nuove armi e armature. È proprio, per quanto mi riguarda, è una regola standard degli RPG. Qui lo faccio adesso, prima di partire, per quello che dovrebbe essere una parte abbastanza difficile di gameplay. Perché è una delle ultime parti di gameplay in cui saremo da soli. Lì vende cibo, qua vende cibo, immagino. Te? Ciao, posso aiutarti? Dipende. Ah, questa vende i teddy bear, interessante. No, allora no. compra, dai. Ok, T-ball bat ce l'abbiamo già. Padella. La scritta Ness è oscurata perché è un oggetto equipaggiabile che Ness non può equipaggiare, quindi non la compriamo. Slingshot, la fionda. Più attacco da T-ball bat, ma io non la prendo perché è estremamente imprecisa, quanto ricordo. Potrei ricordare male, ma a quanto ricordo è estremamente imprecisa e non vale la pena. Cipresse ce l'abbiamo ancora. Fiocco, stesso discorso, non è per noi. Allora, no, è una perdita di tempo. È stata. Sì, questo ci spiega cosa fanno i teddy bear. Quindi, allora a sto punto depositiamo tutto. Torneremo qui quando avremo Paola. Paola, ogni tanto viene a dire Paola, ogni tanto viene a dire Paola. Perché le padelle sono le armi che usa Paola. E il fiocco è un equipaggiamento difensivo che può usare solo Paola. Quindi
Perché è una femmina e i maschi non mettono i fiocchi. Ora andiamo a salvare Pola. Quasi. Ci serve un oggetto per andarci. Ma non mi ricordo se per prendere quell'oggetto devi prima arrivare al luogo in cui ti serve e poi tornare indietro a prenderlo, oppure se puoi prenderlo subito. Vediamo se possiamo prenderlo subito. Qua ci sono due case, Orange Kid e Apple Kid, cioè il ragazzino arancia, il ragazzino mela sarebbe tradotto. Questa è la casa di Orange Kid. Eccolo qui. Saluti, sono Orange Kid, l'inventore. Hai sentito parlare di me? Sono un po' in imbarazzo riguardo alla mia reputazione. Ho un sacco di invenzioni in sviluppo, ma mi mancano i soldi. Sono una persona abbastanza positiva, quindi non sono preoccupato. Sai, sto lavorando su questa macchina che ti aiuterebbe molto nella Peaceful Rest Valley, che è dove è stata portata Paola. Spero che sia pronto presto. Cosa? Vuoi finanziare il mio progetto? Cazzo, mi sono dimenticato di sta cosa, avevo dovuto tenere i soldi. 200. Tornerò qui con 200 soldi. 200 soldi. Invece Apple Kid chiede anche lui un finanziamento. Perché non mi ricordo, uno dei due ti dà l'oggetto, ma non mi ricordo chi dei due. Ecco qua Apple Kid. Beh, ho un po'... diciamo, è da un po' che non faccio pulizie. Lo so, sono un po'... cioè, vivo un po' in sporcizia, ma ad ogni modo io sono Apple Kid. Non mi sono fatto un bagno da un bel po', quindi potrei puzzare un po'. Ad ogni modo, sto morendo di fame. Hai qualcosa da mangiare? Sì, posso averne un po'? Ok. Lui vuole qualcosa da mangiare direttamente. Cosa gli diamo? Il biscotto che è inutile? Gli diamo il top. No, scherzo. Gli diamo il biscotto che è quanto di più inutile possa esistere. Grazie, sembri molto gentile. Mi chiedo se vorresti investire dei soldi nelle mie invenzioni? Quante ne vuole lui? 200 anche lui. Ok, allora torniamo qui con 400. Broken Machine, questa ce la teniamo. Allora, se non ricordo male, era Apple Kid che ci dà l'invenzione che ci serve. Ma potrei sbagliarmi. Io per sicurezza arrivo qui con 400 d'oro, quindi vuol dire che dobbiamo andare o all'hotel o al centro commerciale a prelevare. Sì, sarebbe buona abitudine andare in giro sempre con un po' di soldi perché ti potrebbero servire in qualunque momento, però se muori poi li perdi, quindi... Ah, prendiamo le 400. Che comunque sono parecchie. Perché non mi ricordavo che tutte e due ti chiedessero finanziamenti. Toh, tieni i tuoi soldi. Sì, sei famoso, sei umile, sei positivo, sei tutto ordinato, preciso, perfetto. La tua invenzione, sì. 200, tieni. Grazie molte. Il tuo supporto avrà un impatto tremendamente positivo, chiaramente, sull'umanità. Ecco, ti do la mia... Ecco, la Super Orange Machine. La chiamo Suporma per abbreviare. Ok, se non sbaglio è un oggetto inutile. O comunque non è l'oggetto che ci serve. L'invenzione di Orange Kid, ok. E cosa serve? Non mi ricordo. Sì, era un oggetto. È un troll, era. Ora cioè, ricordavo che uno dei due era un troll. È un oggetto che non serve a niente. Era un puro spreco di 200 gold. 200 dollari. Sì, tieni. Scusa, volevo dire grazie. 200 dollari. Grazie, non ti deluderò. Il topolino ci blocca la strada. Io sono un topo, nessuno mi ha ancora dato un nome. Ti sei preso cuore del mio maestro. In cambio voglio darti questo. Per favore, prendilo e non dire niente. Ah, il cellulare. Un cellulare che però riceve chiamate, non le può fare. Ah, scusa, sono di mezzo. Zip. Ok. Adesso lui sta lavorando alla sua invenzione. E noi lo lasciamo fare. E mentre lo lasciamo fare, iniziamo, in teoria dobbiamo fare una parte successiva perché siamo a 20 minuti. Ok, guarda, chiudiamo la parte con
No, dai, chiudiamola qui. Stavo pensando, ma forse è meglio chiuderla qui. Termino qui la parte numero 4 del Let's Play di Earthbound. Se vi è piaciuto, cliccate il pollice in alto, salto e vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.